Allora, una volta preparato per il porco spino, preparato il burro con le uova. Burro, uova, zucchero a velo e caffè ristretto. Ecco, montato com'è? Montato così. Si passa. Si passa la bagnatura con biscotti bagnati con amaretto e caffè, biscotti savoiardi. Allora, la bagnatura, mi raccomando, e adesso non la sento perché ho i guanti e quindi spero, cioè, non lo so, però viene troppo... Allora, iniziate lo scossore del... cioè, dopo sarebbe tutto biscotto. Comunque è una, cioè proprio appena, perché il savoiardo assorbe molto. Allora, voi sapete che io ho molto impasto, quindi ne deve fare lo molto. Faccio molto, però voi magari potete fare, non so, 3 biscotti, ecco. 4, non lo so, ecco. Lei lo fa grande perché ha molta crema. È un'abilità quasi architettonica, perché devi già sapere inizialmente viene come brutto, lo vuoi fare. Perché poi dopo lo devi, però perché misure con tanto sì parte. Perché ad esempio dopo li vedrete, ce ne sono alcuni che sono più piatti, altri che sono più ciccioni, sì, dopo ognuno alcuni più tondi, dopo lì è lo vuole la sua parte, qui c'è la creatività della persona che viene fuori. Ok, eccolo, adesso il primo strato deve essere molto poca la crema. Adesso ve la faccio vedere, Volevamo vedere anche noi però. Scusa. Ah no. Ah no. Anche assolutamente, poverina. Vieni a vedere. Lo vedete? Sì, un po' bisogna che ci sia. Sì, va e a strada, un altro dolce. Poi dopo, se viene un po' così, è la fine che lo dovete ben lavorare. Sì, dentro più prezzo è, più non fa differenza. Giudera per te. Ah, l'ho preso, grazie. Ok, secondo strato. C'è scotto scasa, no, vero, dai, là in giro. Secondo strato. Beh, sta scarso, quindi sta un po' più. Sì. Quanti piani devi fare? Dopo vedo un attimo, secondo... No, stare un po' indietro. Ok. Poi dopo io le spezzo dove ci sono i buchi. Sempre dello stesso verso, i biscotti non sono incrociati. Com'è? Sempre dello stesso verso, sì, verso, sì. Siamo o in piazza o... Sì, perché comunque la crema fa da impermeabile. Sì, da incrociare. Sì, però è vero, questa cosa. Va bene.
magari si potrebbe fare la fine. Sì, dopo vedi, ognuno... Sono le zampe. Lo può anche fare come... No, no, non sono le zampe io non le faccio. Faccio solo il musino. Però anche per il taglio della fetta, adesso che mi viene in mente... Dopo se, così è più facile. Così sì. Perché deve essere se no, dopo se le incroci viene più biscotto e meno crema. Sì, sì, può, sì, sì, può essere anche. Però dopo l'uno... Che devo per, però sto fermo così lo stesso. La legge. No, la fermo lo stesso. La crema è molto densa. È molto... Poi la posso stare in frigo, sì. Sì, si fa tanto. Ti sporchi tutte le mani, che visto. Oh, grazie, che lo amo tanto. Dai, questi sono tutti futuri partecipanti. Sì. Beh, non è facile, sì, sì. Questi per il prossimo anno vi voglio vedere. Signora, dopo per far parte della giuria, come si fa? Ah, quelli... La, allora, nella giuria ci sono diciamo degli esperti, c'è lo chef della, dell'Osteria dei Frati, conoscete l'Osteria dei Frati? Che dovrebbe arrivare, poi c'è vabbè, esperti, alcuni sono, c'è il sindaco di Bagno, c'è il sindaco di Cesena, c'è il nostro sindaco. Intenditori. Eravamo più esperti in più, Poi c'è, poi nella giuria c'è, che è anche una mia collega, è la nipote delle signore, delle vecchie signore che hanno portato questo, questo dolce al mercato, perché c'era diversi anni fa due sorelle, le sorelle Manzelli, che facevano le, cioè, le pasticcere, facevano dei dolci su richiesta qui nel paese, e loro hanno inventato questo, o l'hanno copiato, o comunque l'hanno fatto proprio, hanno iniziato a, a fare questo dolce, e in giuria c'è la loro nipote. C'è da fare? Che fa un porcospino buonissimo. Poi davanti a tutte queste persone fa anche un'ansia. Sono tranquilla. Poi in giuria c'è anche, adesso mi viene in mente una volta. No, era per chiedere così. Il giornalista del Carlino. E poi c'è una blogger, la Boninsegna, non so se mi dice. C'è anche una signora che ha una mensa a Cesena per caso. L'Assunta? L'Assunta è... Gibus. Sì. No, no, non c'è lei. L'Assunta ci aiuta a dare le porzioni ai giudici. L'Assunta è una mia amica, una nostra amica. La conosco bene. La conosci bene? Anche Tony, allora. Suo marito. Meno. Antonio, sì. Antonio lo conosci. Noi andiamo spesso a mangiare. Ma quello dopo Mari? Quello chiama quelli del 65. Ah, vai! Marinella, bella che la ricetta della parte liquida, dove li bevi. Cioè, sì, sì, ho già detto tutto. Ah, ho già detto tutto. Non detto niente. I centilitri non hai detto? Sì. Ha detto che va. Ma occhio, quelli sono sottili. Ognuno ha la sua. Chi si fa occhio? Le dosi non lo so. No, le dosi. No, comunque la ricetta è questa, ragazzi. No, sì, dai, più o meno, però. Cosa ha fatto? C'è la gente davanti. No, per dopo no. Infatti non vedevo che dentro. C'è la gente davanti al banco. Saltranno, pensiamo di metterlo diversamente, Mary? Bravo, quest'altro anno. Quest'altro anno
non so, se mi invitano io vengo volentieri. Non rendono so qualcosa. Se mi invitano, poi. Allora, il muso dove pensavi di farlo? Qui? Qui, qui. Vedete, già ha fatto. Sì, ha lasciato lo spazio per il muso. Perché anche ristretto, no? No, infatti, voglio vedere, perché visto che fa giù in diretta. Il caffè, tutto buono, niente così. Ma lei sembra facile, ma non vero? Che sia così facile a spalmare tutta quella... Anche per me sono c'è... In realtà mi sa che c'è Daniele. Però oggi c'è il clima ideale, vero Mario? Sì, sì, no, no. Non è troppo caldo? Non è troppo caldo. Fai un altro strato? Cosa dici, Stella? O ne facciamo due? Fanno due, Mario. Sì, andiamo qui, dai, fai glielo facciamo vedere anche perché visto, sono in piedi loro. Mi sembrano due pacchetti. Sono due. Andiamo, le facciamo due. Dopo che l'ultimo strato sono il copiatino. Cioè, di prima, vero? Un pochino di più, vero Mary? Nell'ultimo strato un pochino di più. Sì, sì. Perché si chiedono a infilare qui. Tranquillo, Danilo. Sì, sì, ma adesso sto lavorando la laboratorio del porco spino. Su come siete messi? Come siete messi da su? Sì. Vuoi dare la carta? Sniffalo! Vuoi pulire il fuoco? Guarda, guarda, il legame quando gli rimane. Infatti la parte migliore resta lì. Buoni voi, via! Ci mancano, se vogliamo. Sì, fa vedere... Guarda lui, no? Sì, fa vedere come si fa. Le vado a prendere un pacchetto di savoiardi, ragazzi, se volete, proprio. Perché il caffè c'è, c'è tutto. Gli facciamo un buon fulaco. Vai. Ale, adesso la parte... Aspetta. Va pianette. Buonasera. Ciao. Ma dai, bella fai, avete tutti le siete belli qui con le... La panalata? La signora, sì, scusate, ecco. Dai, la punta perfetta, grande. Dai, così, dopo lo mettiamo nel gruppo. Certo, come no. Ma uso bene la spatola, D'altra parte la pasticceria richiede perfezione. Puoi tirare via. Richiede il tempo perfezione. Non è come fare un piatto da spaghetti. Ma forse magari già. Con l'altro c'è il coltello e punto qua. Io pensavo di essere a casa mia. Ah, infatti si vede. Con pazienza. Ma dopo questo quando è pronto per essere assaggiato? Domani? No, questo lo mettono, lo mangiano subito. Vediamo domani che ce lo mangiamo. Lo mangiamo subito. È buono subito e buono anche il giorno dopo che si amalgama meglio. Questa è la particolarità. Il giorno dopo, secondo me. È quasi buono dopo 3-4 ore. Solo che non ci arriva. No, se no tu fai 4 ore. Però adesso qui oggi per esigenze...
tecniche diverse. Ale. Anche col vino è così, l'abbiamo fatto, alla fine si vende subito. C'era qualcuno che vino, pensava il vino si vende subito, poi magari si rimane lì migliore. Ma mi mangiate il porco spini voi a me? San Giovese in modo particolare. Vuoi il vino che tra l'altro non... Ma no, il porco spini! I vecchi facilmente. Cioè, i vecchi facilmente, scusa. Questo è l'ultimo giro? Dopodiché l'opzione aghi. Dai, lo scotch scaso me lo dai per favore. Tranquillo, la bagna qui vicino a qua però non è molto. Poi lo pulite un pochino perché magari. Adesso la parte qui laboriosa. Adesso la parte più. Sì, allora. Pazienza. Adesso chiamate vicini, parenti. Allora, adesso mangio, questa. Due varianti. Con la bocca, bisogna... con lo scotch. Cerca di rimani. Prenderle e iniziare. Inizia dal culo? Sì. Perché io qui sono un po' esigente, quando metto queste litigo sempre col mio marito. Uguali, anche se le mangia. No, perché me le mette tutte storte, tutte. Bella. Sono tagliate in sei parti. Una mandorla sei pezzi. No, però te invece due, no. No, no, sei. Con una mandorla la tagli. Come si fa a tagliare sei? Una mandorlina in sei? Prima, spiega bene Mary. No, io faccio, l'apro. Prima la spucci. La spuccio, l'apro e praticamente vengono quattro parti. Ah, quattro? Ah, non sei. Non sei, perché non sei. Viene rotta. Ah, ecco, ecco, ecco. Però qualcuno fa anche sei parti. La signora ha detto sei. La Patrizia non la mandorla. La signora non ha detto sei. Se la fornaio. Dopo ognuno. Tu fai sei parti. Ascolta, se la mando sei parti. Quindi io faccio no. Lei fa quattro. Quindi non ti posso aiutare? No, no. Vai Donatella, inizi. Qui lasciami per il musino. Tu... Guarda, non mi sgridare. Dai, lo stesso. Questa è una... Senti amica Cinzia, puoi venire a aiutare? A mettere gli aghi? Ah, la Donatella solo, andiamo altro. Cavati tra poco, vieni Cinzia, dai. Muoviti. Poi vi faccio vedere, vi faccio. Sì, sì, sì. Ti piace col dolce? Il muso. Allora, poi metto i chicchini del caffè. Solamente qualcuno mi sa che me le deve mettere perché non riesco con i guanti. Per fare gli occhi. Sì. Quindi fai prima uno strato tutto giù. Sì. Anche le zampe fai? No, no, io le zampette, questo è un riccio senza zampe. Questo è tutto chiuso su se stesso. Tutto facciamo di talla però. Ah, una da una parte su una. Adesso guardami sugli occhi. Sì, Ascolta, le mandorle tu come le vuoi? Sfalsate? Così, così, vai. O dritte? Dritte, così. Cioè, una sopra l'altra. Sì, brava, brava. Una sopra l'altra. Oh, meno amica del 65. Non l'hai messo, hai bisogno? Dobbiamo metterci le mandorle, Dani. Ah, no, ma l'aveva detto, vieni a metti se hai bisogno. E poi oggi, di solito io non glielo metto il cioccolatino, però oggi facciamo con un po' di cioccolatino. Facciamo il nasino col cioccolatino. Se no come lo fa? Sempre con i chicchi, con la cioccolata, con i chicchi del caffè. Uno sopra l'altro. Però il porco spino ha il cioccolatino. Ascolta, poi, vero? Uno sopra, non sforzati di mettere la marinella. No, no, sopra, uno sopra l'altro. No, dai, ragazze, oggi fate quello che volete. Oh, no, libertà, anarchia! È bello grande. Sì, ne facciamo un altro. Vuoi che dico? Ti voglio fare di quello.
Ci vuole l'aiuto di tutti, eh? Allora, intanto che lei ne fa un altro, noi ci spostiamo a mettere gli aghi. Così lei aspetta che ti metti il naso. Oh, ma il naso. Ecco. Bellino! Ok. Bellino. Bellino. Adesso lo mettiamo a posto qua. Vai, ci stiamo. Ok. Ah, ma ti sei...